Allora, vi ringrazio di essere venuti. Tra l'altro, sapete che, se non lo sapete, ve lo dico, questa cerimonia ormai mi sembra sono 4 anni che la facciamo. E, è un momento in cui ci fa piacere trovarci con le persone che hanno fatto corsi con noi, che hanno seguiti, corsi che abbiamo organizzato con Google Network insieme al Comune di Grosseto. E daremo anche altri tipi di attestati. L'idea è di dare questi attestati che non vogliono essere attestati di partecipazione, di chissà quale riconoscimento, ma solamente un ringraziamento per chi ha partecipato a tutti questi corsi, per il fatto stesso di aver partecipato, di aver seguito con attenzione e di averci supportato più che altro. Ecco, questa cosa. E l'idea è di dare questi attestati di ringraziamento per tutti quelli che sono stati, oltre ai corsi, anche gli eventi, dei piccoli convegni che abbiamo organizzato, dei momenti di ritrovo che riguardano l'innovazione, la tecnologia, quello che può avere a che fare con l'informatica, oppure con, come sapete, che ci occupiamo anche di licenze, quindi di tutto quello che riguarda le licenze libere, da quelle dell'informatica a quelle dell'arte, della cultura o in generale dell'opera di ingegno. Ecco, vuole essere un momento per trovarci e ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a queste nostre iniziative. Ora, ho preso la parola io solamente perché il fatto che la nostra associazione possa organizzare questi eventi, diciamo, ha due basi principali. Uno, tutti i nostri docenti che fanno lezione gratuitamente, lo fanno proprio per uno spirito di servizio nei confronti del software libero o di quello che può essere appunto la fusione delle licenze con solamente alcuni diritti. E poi l'altra cosa importantissima è l'aiuto del Comune, che ci mette sempre a disposizione le aule o le aule didattiche con il PC o le aule per fare i corsi, oppure anche oggi per esempio la sala di consiglio comunale. E allora volevo cogliere questa occasione per dare un attestato di ringraziamento al sindaco che ci permette sempre di e all'assessore Siamo in ordine un po' confuso a dare tutti questi attestati, anche perché insomma, le persone che hanno partecipato ai nostri corsi sono diverse, no? Escluso gli Linux Day un centinaio, quindi siamo tutti quelli che hanno partecipato agli Linux Day. E allora ci muoviamo un po' a seconda di come ci hanno chiesto chi doveva andare via prima, chi doveva venire dopo. E, quindi uno dei primi attestati che volevo dare a un partecipante del corso Nuovi Mestieri del Web sul software libero, Catani Simone. Ecco. Thank you.
delle scuole che hanno partecipato al Linux Day, diamo anche stato non è per la scuola, non è, chiaramente facciamo uno per i partecipanti, se no devono fare centinaia di acquistati. Allora, questo va all'ISIS Bolsonaro di Grosseto, non so che vuol dire. Statale Rosmini di Grosseto. Thank you.
Falcinelli Francesca, Fronzoni Giampaolo, Gennari Claudia, non la vedo, Pilar Chiara, Leonzi Rachele, Ivani Claudia, Schiaffino Giorgia, Schiavone Lasio Leopoldo, non l'ho visto, Schiavetti Alan invece l'ho visto. Sera Pinelli Simona, Silvestre Alejandra non la vedo, Snopek Ivona Kinga direi che non la vedo, Teresio Lucia, la possibilità di organizzare questi eventi
in un modo veramente eccezionale. E sono le tre persone che i giornalisti lavorano all'ufficio stampa del Comune, che sono Fabrizio, Stefano e Manuela. Consegniamo anche una serie di attestati, sempre di ringraziamento per alcune persone, non ci sono tutte, peccato perché chiaramente sono eventi avvenuti durante l'anno, certi non sono a Grosseto, certi in questa area sono al lavoro, però alcuni sono qui e ci fa piacere ricordarli. Il Comune di Grosseto organizza dei tirocini formativi con il progetto Giovanissimi della Regione Toscana e alcuni di questi tirocini sono proprio sul tema dell'innovazione, della comunicazione. Cose per esempio che sono state fatte per il sito internet del Comune, per altri siti internet, oppure lavori di scansione e digitalizzazione in vista di tutto quello che dovrà essere una parte del passaggio al nostro nuovo sistema documentale. Scusate se dico nostro, ma in certi momenti parlo per il Comune e in certi parlo per l'associazione. Io non so dipendere del Comune, perciò lo faccio lo stesso. E ci ha aiutato molto soprattutto su certi tipi di cose che riguardavano magari la legge sulla trasparenza, come affrontarla per il sito internet istituzionale, oppure degli aspetti proprio relativi a aspetti del sprint, oppure a aspetti che riguardavano proprio digitalizzazione massiva in modo da passaggio a nuovi sistemi documentali. E al momento anche queste persone sono presenti, perché sono tutti comuni, questi due attestati, sono presenti queste due. Allora, Camilla Vetti. Software libero e sull'utilizzo di Linux
per alcune insegnanti che ci hanno chiesto se potevamo aiutarli a gestire una cosa molto bella che avevano fatto, cioè il fatto che erano riusciti a mettere su un'aula didattica con tanti computer che usavano tutti Linux per i loro giovani studenti. Noi, soprattutto l'assessore, abbiamo fatto una parte del corso, ma insomma l'assessore è quello che ha organizzato il tutto e siamo riusciti a mettere su questo corso, quindi ne abbiamo molto orgoglio così. Allora passerei a chiamare i docenti per noi. Marta Rosini. Ludwig ha detto che questi attestati servono per ringraziare noi della partecipazione. Io vorrei, da parte mia e da parte delle colleghe, anche ringraziarvi per l'interessamento che avete avuto nei confronti della nostra scuola. La partecipazione non è stata totale, però è stata veramente entusiastica. Ringraziamo tantissimo Ludwig per la pazienza che ha avuto, perché noi abbiamo pazienza con i bambini, lui ha avuto pazienza con i maestri. Ci sono la direzione.
Sì, va, fai la lancia. No, no, vai, vai a parlare. Vogliamo l'occasione, visto che siamo usciti e davanti a persone hanno già partecipato a questo corso in un modo o nell'altro, di come docente, di come partecipante, per annunciare che anche nel prossimo anno daremo vita ad un daranno vita più che altro. Sarò un contributore come quest'anno, un nuovo corso che naturalmente sarà un po' diverso e che dovrebbe partire giusto Ludwig intorno al mese di settembre. Lo annunciamo oggi anche perché tra poco, tra breve, inizieranno le nuove selezioni. Questa volta abbiamo pensato di fare una cosa un po' diversa, soprattutto per quanto riguarda il numero dei partecipanti, sarà una sorta di numero chiuso, giusto? Una sorta di numero chiuso. E quindi oltre alle domande come sono state fatte nell'anno passato faremo una selezione di ingresso che sarà naturalmente fatta da una giuria scelta e quindi chiuderemo credo una trentina di persone, 25-30 persone, non di più, perché vorremmo anche utilizzare poi le sale computer, quindi anche per cercare di disperdere il meno possibile la frequenza durante l'anno, perché ho visto che diciamo dopo Natale, forse complice Pandoro, panettone pari, qualcuno un po' abbandonato, quindi per cercare di tenere l'attenzione di chi frequenta il corso faremo appunto questa selezione. Abbiamo pensato anche di iniziare a settembre per ridurre anche il tempo del corso e arrivare con la fine dell'anno a concluderlo, inserendoci come eventi conclusivi anche una giornata sul giornalismo digitale che dovrebbe tenersi intorno al 2 di dicembre e che dovrebbe rientrare, ancora parlo per condizionale perché non abbiamo ancora ricevuto la risposta, dovrebbe rientrare tra la famosa formazione professionale obbligatoria per i giornalisti. Questi sono a livello nazionale, questi sono